Wenning, dunque un uomo di classifica. Start dalla maglia rosa Peter Wenning, dunque un uomo di classifica che è andato in fuga. Questi sono i nove al comando: Michaela Scherel della Jet Desert francese, Mattias Frank svizzero della BMC, sull'Astra c'è anche Chicchi e c'è anche, insieme a loro, anche Jackson Rodriguez. Tra l'altro è strano vedere Jackson Rodriguez staccato, perché sul Monte Vergine si è piazzato nei primi 10. Contador che è riuscito a riportarsi in gruppo, vai Paolo. Sì, stavo dicendo che c'è vento contro molto forte, questo non è una battaglia di fuggitivi. C'è stato un momento in cui non c'era proprio più accordo, dopo la foratura di Popovic al suo rientro, a un certo punto anche Vanotti è passato in testa a tirare e anche adesso si è messo in fila, probabilmente si è reso conto che non c'è più accordo e tutti devono collaborare. Vedete adesso in questo momento, se la nostra motoregia lo inquadra, che Urrach sta discutendo con Scherel perché non vuol tirare. Scherel si è spostato, gli ha detto passa anche tu, tira anche tu, e stanno continuando a parlottare tra di loro. Non c'è accordo, a voi. Penso che Alberto Contador abbia cambiato bicicletta, è terminata la discesa e potrebbe aver preso la bicicletta da salita, dal momento che da adesso in poi la strada è tutta all'insù. Una ventina di volte. Anche per Scarponi un lungo ritiro in altura proprio qua sull'Etna, la sua squadra ha lavorato per cercare di tenere sotto controllo la fuga, però attenzione perché 4 minuti quando sta per cominciare la salita vera e propria possono essere tanti, chissà, potrebbero anche bastare, magari non per tutti questi 9 ma per qualcuno di loro. Intanto i fuggitivi sono al cartello che indica 25 km al traguardo. Si mantiene al gruppo. Non ci sono nomi di rilievo, la maggior parte di questo gruppo comprende dei velocisti. Comunque andatura più elevata adesso, a voi la linea. È Keula della Geox adesso a tirare il gruppo, perché diceva Orlando Maini, il direttore sportivo della Lampre ISD, questo giro nella prima settimana assomigliato tanto a una partita a scacchi, ma adesso qualcuno deve fare le prime mosse. Loro hanno agito secondo logica, come diceva Maini, quelli della Lampre ISD, adesso c'è la collaborazione anche di altre squadre. Ricordiamo che la Geox è la formazione di Dennis Menchov. In corsa motorizzato, affianchiamo l'ammiraglia della Liquigas, aspettiamo, facciamo passare. Nibali non è che conoscesse molto bene questa via di accesso al rifugio Sapienza Nicolodi, perché c'è anche un'altra strada più impegnativa, non è questa percorsa oggi dalla corsa. Un altro versante molto più impegnativo, in effetti prima della presentazione della Giro d'Italia non conosceva benissimo questi ultimi 20 km, ma in questi ultimi mesi ha avuto modo di percorrerla tante volte, intanto si stacca il campione brasiliano. Fischer della Garmin, lui che è un velocista, ha lavorato per lanciare le volate di Tyler Farrar soltanto una volta, a dire la verità, perché poi Farrar ha lasciato il giro dopo il dramma di Vaillant e si è ritirato, così come tutti gli altri uomini, non suoi compagni di squadra, ma tutti gli uomini della Leopard, della formazione di Vaillant. Orrach in coda al gruppo di testa. Intanto torniamo sugli uomini alla comando, ancora un chilometro e poco più e ci sarà l'inizio della salita. Sono passati da Pedara i corridori, almeno con la testa della corsa, e poi ci sarà il passaggio da Nicolosi e lì comincerà ufficialmente questa salita verso il traguardo dell'Etna, la seconda ascesa all'Etna, perché ricordiamo che c'è già stato un Gran Premio della Montagna, sempre di prima categoria, per arrivare al rifugio Citelli, quello era il versante nord, invece la strada che parte da Nicolosi è una delle 5 che arrivano al rifugio Sapienza sul versante sud. E abbiamo visto anche in grafica le caratteristiche di questa salita, Davide, con un dislivello di 1207 metri, è lunga appena meno di 20 km. All'inizio le pendenze sono intorno al 4-5-6%, il tratto più impegnativo è quello che va dai meno 8 ai meno 7, quel chilometro ha una pendenza media dell'8%. E secondo me lì potrebbero esserci i primi attacchi, ma vedremo.
Siamo a Nicolosi anche con il nostro elicottero, sta per arrivare a Nicolosi la corsa, sta per cominciare dunque la salita e la porta sud al vulcano, all'Etna, questo paese che lega anche tragicamente il proprio nome alle varie eruzioni dell'Etna. Davanti Kosunchuk e Keula, due uomini della Geox, la squadra di Denis Menchov. Adesso le varie squadre con gli uomini di classifica si stanno portando avanti. Sulla sinistra arrivano anche i Saxo Bank di Alberto Contador. Paolo Savoldelli, a te. Vento molto forte, ci troviamo all'aperto, adesso non siamo più in mezzo al bosco, al paese, e è sempre contrario. Come dicevi tu Davide, probabilmente quando si gira cambia, è un po' quello che deciderà la corsa. Sì. Prima è successa una cosa strana, non riuscivo a capire cosa fosse capitato, mi sono guardato in giro, mi sembrava che qualcuno mi avesse tirato qualcosa addosso e poi mi sono reso conto che era cenere, una folata di vento ha portato la cenere su di noi, sui corridori e su tutte le ammiraglie. A voi. Cenere che ci ha fatto stare un po' con il fiato sospeso in questi giorni, proprio perché il vulcano era tornato, l'Etna era tornato a brontolare, per fortuna per poche ore. Comunque sono state sufficienti queste eruzioni per chiudere in via precauzionale l'aeroporto di Catania e per mettere a rischio in un certo senso anche questa meravigliosa tappa sull'Etna. Andiamo nella zona delle ammiraglie con Andrea De Luca. Siamo a Kazakhstan, ammiraglia Astana, Martinelli, Roman Kreuziger, forse un po' troppo sottovalutato all'inizio di questo giro, il ragazzo dimostra di avere non solo classe ma anche carisma. Sicuramente oggi decidiamo un po', la strategia stamattina è stata fatta e credo che oggi Scarponi e Contador faranno sicuramente qualcosa di importante e noi speriamo di esserci. Ecco, oggi si decide veramente un po' la strategia in Kazakhstan, se dobbiamo puntare alla classifica oppure se dobbiamo puntare a qualche tappa. Comunque Roman sta bene. Come sta vivendo i gradi da capitano Roman Kreuziger, la sua prima esperienza in un grande giro con questa responsabilità? Ma sai, una responsabilità che li do piano piano, perché è una responsabilità grande, la Astana era abituata quasi sempre a vincere, perciò è un capitano che deve ancora imparare molto, spero che abbia non fretta e anche noi che crediamo veramente in lui. Piano piano. 3 minuti 18. Le differenze a guidare un campione affermatissimo come Contador e un ragazzo di gran belle speranze come Roman Kreuziger? Ma bisogna avere un pochino più di pazienza, con i grandi campioni si può anche pensare di poter quasi sempre vincere o essere protagonista, qua bisogna avere il coraggio un po' di aspettare. Grazie Martinelli, a voi la linea. Le bandiere per Vincenzo Nibali, a 44 secondi di ritardo in classifica generale Roman Kreuziger, lo ricordiamo, per i battistrada è cominciata la salita, stanno attraversando Nicolosi, quando hanno passato il cartello dei meno 20, lì è cominciata la salita decisiva. Avvicinandoci a questa tappa, in pratica noi l'abbiamo vissuto per una settimana intera aspettando questo arrivo sull'Etna, la prima settimana del Giro d'Italia è stato fatto un calcolo, poco meno di 300.000 persone lungo il percorso, lungo il tracciato di questa tappa. Allora andiamola ad ascoltare il tifo, la passione e il calore del pubblico siciliano. Dai meno 20 ai meno 15 chilometri la pendenza media è del 5,6%, quindi la salita è pedalabile. Nell'ultimo tratto prima dell'inizio della salita vera e propria, i 9 hanno perso abbastanza perché il gruppo ha recuperato un minutino. Sì, hanno recuperato tanto perché Keula e Kosunchuk hanno menato di brutto. Sì, decisivo quando c'è stato il cambio in testa al gruppo, quando sono arrivate le altre squadre, nel particolare i due della Geox, a dare il cambio a quelli della Lampre. Stanno tirando per Denis Menchov, capitano della formazione spagnola ma con sponsor italiano. Difficilmente ci saranno
grandi distacchi in questa tappa, Davide, però sicuramente dovrebbero arrivare dei segnali più importanti, più significativi rispetto a quelli che ci sono stati, a Montevergine. Anche per il gruppo comincia la salita. In questo momento, per la precisione, misura 19 km e 400 metri, perché termina a 800 metri dall'arrivo, il dislivello 1205 metri. Pendenza media del 6% con punte massime del 12%, si arriva a quota 1892 al rifugio Sapienza Nicolosi. Il tratto più difficile è quello che va dai meno 10 ai meno 5, dove c'è una pendenza media del 7, dai meno 5 all'ultimo chilometro invece la pendenza media è del 4,6%. Questa è la porta dell'Etna. La porta sud del vulcano, sì, Nicolosi, che è anche la sede della stazione turistica da cui partono in pratica tutte le escursioni sui vari crateri ad alta quota, e in inverno è da qua che si accede agli impianti sciistici. Backelands, il primo a rompere gli indugi. Jan Backelands era riuscito ad infilarsi nella fuga, anzi era stato uno dei promotori, uno dei primi ad attaccare quest'anno. Si porta sulla belga della Omega Pharmalotto Giovanni Visconti. Eccolo qua il primo scatto vero dei tra i fuggitivi. Appena cominciata la salita verso l'Etna di Jan Backelands, c'è stata quasi subito la reazione di Giovanni Visconti. Uno dei pochi direttori sportivi che ha pensato alla tappa dell'Aquila, secondo me, è stato Damiani, o meglio i direttori sportivi, Damiani e Maini. Vi ricordate all'Aquila, il gruppo lasciò fare e arrivarono con più di 10 minuti di ritardo. Oggi la Lampre ha cercato di non rivivere la stessa situazione e difatti si sono messi in testa a tirare. Non hanno mai dato delle tirate eccezionali, però comunque hanno sempre permesso di tenere sotto controllo la fuga, perché alla massimo il vantaggio dei 9 è stato di 5 minuti e 20 secondi. Adesso hanno ricevuto un cambio dalla coppia della Geox, andiamo in corsa da Paolo Savoldelli. Popovic si è staccato, non ha risposto allo scatto, sta cercando di rientrare, mentre Vanotti mi sembra in difficoltà. Può darsi anche che si stia sfilando, ecco, perché il suo compito sia un altro, ma in questo momento sta cercando di riportarsi sotto. Dopo l'attacco di Backland, però la velocità è calata in questo momento. A voi. Davide, qua c'è appunto da valutare quello che ci stava dicendo Paolo Savoldelli. Lo vedete in ultima posizione del gruppo Alessandro Vanotti, che ha rischiato anche di staccarsi. Perché è in difficoltà o è una scelta? Potrebbe anche essere una scelta, sta di fatto che adesso è rientrato. L'ho detto, se un corridore come Vanotti non è uno scalatore puro, ma su salita del genere si difende, riuscite a fare i primi 8-9 km ad una velocità inferiore, staccandosi e aspettando il gruppo, potrebbe per 2 o 3 chilometri dare una bella mano a Nibali. Quindi tra qualche chilometro potrebbe volontariamente staccarsi, ma sarà l'ammiraglia, sarà il direttore sportivo a consigliare il da farsi. Intanto si stacca, perde contatto dal gruppo dei migliori Alessandro Petacchi, bravo, bravissimo anche oggi, eccezionale Petacchi, perché ha fatto un grande lavoro. Lui vince e aiuta, vince le tappe, è successo a Parma, oggi invece in corsa per lavorare per il capitano, per Michele Scarponi. Intanto, dopo aver lavorato parecchio, Kosonciuk si rialza. Uomo della Geox, la squadra di Menchov, e qua siamo di nuovo con i battistrada, con Backelands. In seconda posizione l'Astras, maglia rosa virtuale, lui che ha 22 secondi, anzi 16 secondi di ritardo in classifica generale da Peter Wenning. Anche Di Luca segnala radiocorsa in difficoltà. Backelands nel 2008 ha vinto il Tour de l'Avenir, che è il Giro di Francia riservato agli Under 23. È stato molto attivo nella prima salita, nella prima ascesa sul versante nord dell'Etna, Pablo Lastras. Poi ha guadagnato anche 6 secondi di abbuono nel traguardo volante di Acireale. Bravo anche Giovanni Visconti, Davide, perché è riuscito ad infilarsi nella fuga, soprattutto perché è ancora là davanti e il vantaggio non è magari tranquillizzante come poteva essere fino a una ventina di chilometri fa, ma rimane comunque un vantaggio importante, 2,50. Sì,
Ripeto che qualcuno potrebbe ancora avere la possibilità di farcela, anche se non è facile, però due o tre corridori buoni lì ci sono. Tanto Gresh si stacca. Ne abbiamo visto stringere i denti, presto però potrebbe perdere contatto anche Berara della Jeteser la mondiale. Questa invece è Di Luca, Danilo Di Luca. Lo abbiamo visto in precedenza fare un avanti indietro per andare a prendere borracce e appena è cominciata la salita si è staccato. Danilo Di Luca che aveva preso un minuto e mezzo, poco meno, anche nella tappa di Montevergine. Il suo spunto, la sua rasoiata più bella in questo Giro d'Italia, per ora ce n'è stata una nella tappa di Fiuggi. MG Capavis, idrosalino energetico, energia pronta da bere. MG Conti adesso è il campione italiano che prova ad allungare in testa al gruppetto dei fuggitivi, chiude subito su di lui la belga della Omega Farmalotto, però ha messo in fila il gruppetto con questo allungo. Giovanni Visconti, andiamo sulla medaglia della Saxo Bank, Andrea De Luca con Bjarn Riis. Sì, ieri avete stupito tutti, Alberto Contador ha stupito tutti con questa fiammata, questo attacco. Sì, ha fatto un bell'azione ieri, era pronto e nient'altro. Oggi cosa dobbiamo aspettarci? Ma vediamo un po', manca ancora un bel po', c'è tanto vento, dopo non lo so, vediamo. Alberto come sta psicologicamente? L'avevano dipinto un po' ombroso, scuro, invece ieri ha smentito tutti. Ma lui sta bene, guarda, lui è pronto per questo giro. Grazie Bjarn Riis, a voi la linea. Grazie. Il vento c'è e adesso è anche leggermente laterale, perché i primi quattro della Lampre erano a ventaglio proprio per cercare di difendersi dal vento. Fa freschino. Fa freschino qua in cima all'Etna, anche perché ora anche qua si comincia a sentire il vento, perché non c'è più la possibilità anche di ripararsi come per alcuni tratti possono fare adesso i corridori attraversando i boschi. Qui la salita è molto facile, vedete, stanno salendo quasi a 30 orari, 27-28. Filippo Savini, quando è in giornata va fortissimo, quest'anno ha vinto la tappa più difficile della Vuelta Castiglia e León, va forte invece di solito Pablo Lastras. Terzo l'anno scorso al Giro di Lombardia, certo questo non è un punto della salita nel quale si può tentare un attacco perché è uno dei tratti forse meno impegnativi. Però mantenendo l'alta velocità perdi meno, certo. E quindi con il minimo sforzo riesci ad ottenere il massimo risultato. Stanno ancora pedalando bene, Wenning. Ha un sogno Peter Wenning, quello di riportare sul continente, di cominciare la seconda settimana di Giro d'Italia dopo il giorno di riposo di domani ancora con la maglia rosa. Chissà che questa lunga partita a scacchi alla fine non favorisca proprio Wenning. Non è fermo in salita, quest'anno è arrivato sesto alla... Cioè, in effetti non è una cosa fuori dal mondo, no, che possa tenere la maglia rosa anche stasera. No, sai, secondo me i problemi arriveranno quando davanti si porterà Niemetz, compagno di squadra di Scarponi. C'è anche Garzelli, Kreuziger, poi Wenning. Abbiamo visto anche Tiralongo che sta scortando il suo capitano Roman Kreuziger, lui che l'anno scorso ha corso con Alberto Contador, uno dei cinque siciliani, e ricordiamo anche i tifosi, il suo fans club sulle strade di questa tappa, Paolo Tiralongo di Avola. Visconti. Ancora un attacco in testa al gruppetto dei fuggitivi di Visconti, più che un attacco, insomma un'azione per rilanciare un po', esatto, il ritmo. Esatto, proprio per cercare di risvegliare un po' gli animi, anche perché mancano 15 chilometri, possibilità per i fuggitivi, ma se cominciano a studiarsi adesso, addio. Non studia invece Frank. Mattias Frank, svizzero della BMC. Tra i favoriti di oggi Kreuziger numero 141, Vincenzo Nibali numero 111. Siamo andati a pescarle con la nostra telecamera piazzata sull'elicottero, sono davanti a Peter Wenning. Andiamo da Paolo Savoldelli mentre continua nella sua azione Mattias Frank, vai Falco. Mattias Frank è seguito da Bakeland, adesso sta uscendo Visconti, non c'è un'andatura regolare, c'è un forte vento,
Vanotti mi sembra in difficoltà, ho visto non pedalare non bene anche Popovic e Savini, è il vento che fa un po' tutto, è passata la lavagnetta e i corridori hanno visto 2 minuti e 35 di vantaggio, è calato molto il loro vantaggio mentre passano in questo momento ai 15 km. Vanotti si sta staccando, sembra che abbia desistito, penso che a questo punto lui si risparmierà un po' per essere utile, mentre sto raggiungendo in questo momento Popovic e Savini che si stanno staccando, sono a 20 metri. Qui è importante stare a ruota, non perdere la scia, perché conta molto stare a ruota, il vento è forte. A voi. Ma è favorevole? È contrario. Però si continua a cambiare direzione e in certi momenti è anche laterale, dipende un po' perché come hai detto tu Davide prima la strada sale a tornanti, ma fino adesso è stato per lo più contro. A voi la linea. L'attacco di Mattias Frank, la reazione di Backlands, poi ha dovuto fare un bello sforzo Giovanni Visconti proprio per riportarsi a ruota, per rientrare nella scia, è rientrato anche l'Astras, adesso stanno cercando di tornare sulla testa della corsa anche Scherel con Orrach, più in difficoltà invece, più indietro Savini insieme a Popovic, ha perso contatto invece Vanotti. Questo è la maglia rosa di Peter Wenning. Salerno, poi Capecchi, abbiamo visto anche Matteo Carrara, Vacanzolei, Siptov, il secondo della classifica generale. 2 minuti e mezzo, qualcosina in meno, il vantaggio degli uomini al comando, dunque c'è stata una prima selezione anche davanti. Sì. Rilancia Backlands. Adesso la salita diventa più difficile, dai meno 15 ai meno 10, dislivello di 320 metri, quindi pendenza media del 6,4. E Alberto Contador, abbiamo ascoltato un abbottonatissimo Bjarn Riis. Davide, allarghi le braccia come dire, vabbè, cosa doveva dire, però insomma, abbottonato proprio molto. Alla grande. Ma sai, non è che può dire, anche se stesse male, sicuramente non lo viene a dire in televisione, no? Contador è sempre là nella prima parte del gruppo, adesso viene pilotato da Laurent Didier davanti, andando a riaffiancare gli altri uomini che deve controllare, i suoi rivali per la classifica generale, Scarponi, Nibali. Ha scelto il più alto, Laurent Didier, lussemburghese. 2 minuti e 30 intanto il ritardo del gruppo con tutti i migliori. Abbiamo fermato il nostro cronometro proprio al cartello dei meno 15. Davanti abbiamo visto anche gli uomini dell'Androni con Ademarchi, Sella. L'agilità nella pedalata di Alberto Contador, eccolo qua, inquadrato dalla nostra moto di ripresa, si è portato là davanti, in testa al gruppo anche Contador. Si beve, mancano 13 km, 700 metri al traguardo. Ripeto, il tratto più difficile è ai meno 8, anche se c'è uno strappetto abbastanza impegnativo a 10 km dall'arrivo. Per il momento si muove un pezzo, si muove un altro pezzo nel tentativo di mettere qualcuno sotto scacco, ma continua questa partita davvero sulla scacchiera del Giro d'Italia, perché per il momento anche oggi i big sono rimasti lì, fermi a studiarsi. Torniamo da Paolo Savoldelli. Hanno un centinaio di metri di vantaggio i quattro fuggitivi Visconti, guidati da Visconti, e vedo dietro Savini e Orrach che stanno cercando di rientrare. Loro non hanno risposto agli scatti e stanno salendo regolarmente, mentre davanti continuano a cambiare la velocità, però sembra che adesso abbiano trovato un po' di accordo e stiano iniziando ad andare regolari. Backlund è il corridore che ha speso di più perché ha fatto 4-5 scatti e Visconti il secondo, mentre il corridore della Movistar, l'Astras, si è risparmiato un po'. Adesso non tira, a voi la linea. Da quella inquadratura, dall'elicottero, inquadratura stretta, non avevamo punti di riferimento, poteva essere l'immagine di una classica. Il ventaglio, no? Vedete, il vento arriva da sinistra e quindi compagni che cercano di proteggere i propri capitani. 3 uomini della Lampre, 3 uomini dell'Androni, quello di sinistra lì per proteggere gli altri.
Non sarà una salita come quelle che troveremo più avanti, già quelle al termine della seconda settimana di Giro d'Italia, certo non sono quelle pendenze, però c'è già stata una bella selezione anche nel gruppo. L'impresa piena, l'impresa forte, adesso vediamo l'Astras, qui invece siamo su Kreuziger. Perde contatto, sta perdendo contatto anche Capecchi. Eccolo là con la maglia della Liquigas davanti, l'hanno presa forte dietro, ma l'hanno presa forte, molto forte anche davanti, perché torna ad aumentare il vantaggio dei quattro uomini che hanno fatto la selezione nel gruppetto di testa: Backlund, Visconti, Lastras e Mattias Frank. 2:38 adesso il loro vantaggio, mentre dietro stanno cercando di rientrare altri due. A 15 secondi Savini e Orac. Potrebbero riagganciare il quartetto al comando, 2:38 il vantaggio, mancano 12 chilometri alla conclusione. Giovanni Visconti, a differenza di altre volte, ha cercato di spendere poco nei primi chilometri, sempre o quasi sempre a ruota, adesso invece mi sembra abbastanza brillante. Con il numero 51, vedete, il capitano della Euskaltel, Igor Anton, quando arrivano le salite, quando arrivano le montagne, beh, il suo è uno dei nomi più gettonati. Vincitore l'anno scorso di un paio di tappe alla Vuelta, poteva insidiare Nibali, poi una caduta lo ha costretto al ritiro. È un ottimo scalatore, sta cercando di rientrare, lo abbiamo visto nell'inquadratura dell'elicottero, Filippo Savini davanti, però c'è stato un nuovo allungo di Jan Backlund, e questa, sempre restando con la telecamera sull'elicottero, l'inquadratura che ci mostra il distacco tra i battistrada e il gruppo che è sempre tirato dai Lampre. A 1:15 Popovic, a 1:42 Vanotti. Qui siamo su Salerno, altro corridore della Liquigas. Backlund, 100 metri di vantaggio per lui. Certo, questo allungo del Vega della Omega ha complicato un po' la vita a Filippo Savini, no? Quando era lì a 50 metri per riportarsi, c'è stato questo nuovo allungo, sta tenendo duro però Filippo Savini, che piano piano di nuovo adesso sta recuperando. Questo è uno dei tratti più difficili, le pendenze arrivano all'8-9%. Backlund, c'è da dire che questa squadra belga sta facendo un grande giro. La vittoria di De Klerk a Montevergine. Era già partito bene il giro della Omega, già con la crono squadra. Prima squadra a prendere il via, prima formazione, proprio gli uomini della Omega Farmalotto avevano inaugurato questo giro 2011. Intanto 2:29 il ritardo del gruppo, Jan Backlund continua al comando con un vantaggio però abbastanza risicato nei confronti di Mattias Frank e di Giovanni Visconti, che si stanno riportando sotto. Rischia invece di perdere contatto, ha perso contatto Pablo Lastras, dunque sono in tre adesso al comando della tappa con Visconti, Backlund e Mattias Frank. Sembra che abbia risolto i problemi al ginocchio, vedete i cerotti per cercare di alleviare il dolore, e adesso sta cercando di andare a riprendere Backlund e Mattias Franca. Intanto il gruppo riprende Vanotti, che si volta subito per vedere la posizione dei compagni di squadra, meglio la posizione del suo capitano, di Vincenzo Nibali. Vediamo adesso, intanto gli dà la borraccia Savoldelli. Sta cambiando la bici Lastra, si è fermato l'ammiraglia, il suo meccanico l'ha spinto, sta ripartendo in questo momento, fatica a agganciare il piede nell'attacco del pedale e ha perso tanto, si era staccato, probabilmente qualche problema, non sono riuscito a capire quale fosse, comunque sicuramente un problema meccanico. A voi la linea. Ruano, Sella, Sarmiento. Avete visto che bella quella inquadratura, c'era tutto il ciclismo, Davide, in quella immagine di Vanotti, che è stato in fuga quasi tutto il giorno, ha perso contatto sulla salita, è stato ripreso dal gruppo e la prima cosa di cui si è preoccupato è stata quella di dare le borracce ai compagni di squadra. Una gliel'ha sfilata anche dalla maglia Vincenzo Nibali. Ripreso anche Popovic.
Vedete sempre Salerno con Annibali, fa molta più fatica Salerno. C'è anche Garzelli là nelle prime posizioni del gruppo. E c'è anche Francesco Masciarelli, corridore della Stana. Marzano con Niemez e poi vediamo Ruano con Sella. Sarmiento, questa invece è la maglia verde di Bart De Klerk, vincitore, splendido vincitore nel primo arrivo in quota di questo Giro d'Italia al Santuario di Montevergine, questione di un metro, non di più, per battere Michele Scarponi. Maglia verde per lui, l'ha già persa però perché grazie all'appiazzamento al Gran Premio della Montagna, al primo Gran Premio della Montagna, la maglia verde l'ha conquistata Sabini. Si è staccato anche Pozzoni, lo vedete adesso col numero 199. Questo è Popovic che perde contatto anche dal gruppo. Andiamo alla Savoldelli. L'Astras ha avuto un problema alla catena, parlando col suo direttore sportivo mi ha detto che ha preferito cambiare la bicicletta anche perché aveva la bicicletta leggera per la salita a quel punto. Poi c'è Savini davanti a lui a 100 metri che è il corridore che sta salendo più regolarmente, non ha mai risposto a nessuno scatto e ha sempre tenuto il suo passo. Vede i tre davanti a lui, Visconti, Baclad e Frank, che stanno collaborando. Ci sono le ammiraglie in mezzo, stanno salendo quasi alla stessa velocità. Savini non mi sembra intenzionato a rientrare subito, ma ha scelto di salire con il proprio passo. A voi la linea. Non è capace di scattare, però è un corridore che quando sta bene, lo ripeto, riesce a fare delle ottime cose. Vedremo se riuscirà a rientrare davanti. Nel frattempo sta tirando a tutta Marzano. Davanti invece... Scusami Francesco, 13 secondi il ritardo di Savini. Saluta Jaroslav Popovic. Non è andata come sperava, riuscito ad entrare nella fuga Popovic, poi ripreso dal gruppo e neppure riuscito a tenere adesso le ruote del plotone, l'ucraino della Radio Shack. Davanti intanto il grande lavoro di Giovanni Visconti, che è riuscito a riportarsi sulla coppia formata da Mattias Frank e da Jan Bakland. Questa invece con l'inquadratura dall'elicottero lo andiamo a scoprire, è Savini che sta cercando anche lui di riportarsi sul terzetto al comando. Professionista dal 2007, quest'anno vincitore di una tappa, la Vuelta Castiglia e León. Il ritardo di Horrach, 1 minuto e 6 secondi, il ritardo di Lastras, 23. Eccolo qua Lastras, problemi meccanici per lo spagnolo della Movistar, adesso è rimasto da solo perché è abbastanza distante Savini. È quello che ha speso di più nella prima salita e anche nella successiva discesa. Il ritardo di Scherella, 1 minuto, corridore della Jeux Desert. È stato Jan Bakelands con i suoi allunghi, con i suoi scatti a frantumare il gruppetto in fuga, in pratica un paio di chilometri dopo che è cominciata la salita vera e propria, un paio di chilometri dopo l'uscita da Nicolosi. Eccolo qua Juan Horrach. Ci sono state diverse discussioni con gli altri compagni di fuga proprio perché lo spagnolo della Katiuscia non dava cambi, adesso si volta, aspetta anche lui il gruppo, a questo punto può solo aspettare il gruppo nel quale c'è il suo capitano Joachim Rodriguez. 2 minuti il ritardo del gruppo, guadagna ma non troppo, almeno fino a questo punto. E mancano 10 chilometri alla conclusione, 2 minuti di vantaggio per i battistrada. Davide, ci sono ancora delle possibilità? Ci sono ancora possibilità. Ripeto, secondo me il corridore che farà più selezione in questi chilometri potrebbe essere Niemez. Anche a Montevergine, quando è andato in testa lui, la velocità è cresciuta e di tanto. Marzano e Niemez sono i due uomini della Lampre ISD che vedete adesso nelle prime posizioni. Poi ci sono i due dell'Androni Cipi che sono Ruano e Sella. Vediamo inquadrato con Marco Marzano e Premislav Niemec a fare l'andatura. Dietro c'è José Rujano, c'è anche Emanuele Sella nelle prime posizioni, poi Nibali Contador. Adesso sarà interessante vedere chi rimane in questo gruppo, che sta subendo una selezione naturale graduale, regolare. Non hanno ceduto di schianto i corridori, ma piano piano perde i pezzi il gruppo Maglia Rosa e sono rimasti, come hai detto tu, 35 corridori a occhio forse. Ora prime difficoltà anche per la Maglia Rosa di Wening. Sì, in effetti anche
Peter Wenning, che adesso attende l'arrivo dell'ammiraglia. Peter Wenning, che è in grande difficoltà, aveva buone speranze, buone ambizioni anche per questa tappa, lo abbiamo detto, non è proprio uno fermo in salita, e invece qua sta soffrendo, e come Peter Wenning. Perderà adesso una decina di minuti, forse anche qualcosa di più da qui al traguardo. Eh sì, perché di chilometri ne mancano davvero tanti alla conclusione. Se è andato in crisi qua, deve ancora arrivare al cartello dei meno 10. Beh, questa salita dell'Etna certo non si ricorderà dei meravigliosi scenari, paesaggi dell'Etna. Peter Wenning. Dove passa adesso il gruppo? Era posto il traguardo nel 1989, quando vinse Cassio da Silva. La seconda volta nella storia del Giro d'Italia in cui la corsa è arrivata proprio sull'Etna. La prima è stata nel 67 con il successo di Pitossi, il pubblico di Sicilia chiaramente. È tutto per Giovanni Visconti adesso, andiamo da Paolo Savoldelli in corsa. I tre fuggitivi vedono il gruppo, siamo nel tornante sopra di loro, stanno salendo a 22-23 km all'ora, c'è il vento contrario in questo momento, la strada non è ripida, vedo a 6-7 secondi Savini che sta rientrando, penso che il gruppo li possa riprendere perché la velocità qua davanti non mi sembra molto elevata. A voi la linea. Infatti lo dice anche il nostro cronometro, Paolo, per confermare la tua sensazione. Il gruppo sta recuperando, ha ripreso 15 secondi ai tre battistrada. Tra un po' potrebbe spostarsi Marzano e potrebbe andare al comando Niemetz. Adesso uno strappo all'8-9%, parte Jan Bakkelands. Ancora Bakkelands, c'è lo scatto del belga della Omega Farmalotto, rischiano di restare lì sul posto sia Mattias Frank sia Giovanni Visconti. Vediamo, questo è il terzo scatto di Bakkelands, trasta solo adesso ai meno 10 Peter Wenning, che deve dire addio alla sua maglia rosa conquistata a Orvieto. Ricordiamo che l'Astras, che adesso è a circa 46 secondi da Bakkelands, questa mattina in classifica era settimo con un ritardo di 22 secondi. Poi bisogna aggiungere che vincendo il traguardo volante ha guadagnato 6 secondi. Scatti intanto adesso in testa al gruppo con Ruano, Androni Cipi, e lui era piazzato là nelle prime posizioni insieme al compagno di squadra Sella. Adesso José Ruano prova l'allungo. Nieve anche sul traguardo di Orvieto, tentò un allungo negli ultimi metri. Ruano, Androni Cipi e Nieve della Euskaltel sono i primi due che nel gruppo hanno provato, stanno adesso cercando di scattare, hanno rotto gli indugi. Sempre Marzano in testa. Dei grandi, dei big, degli uomini di classifica, Davide, per ora nessuno si è mosso, nessuno ha mosso ciglio quando è scattato Ruano e neppure quando ha provato ad uscire Nieve. Se Scarponi tenterà qualcosa, cercherà di lanciare Niemetz non in fuga ma in testa al gruppo. Tanto si è leggermente ripreso Wenning. Nessuno dei big si è mosso, si sta muovendo, anche perché obiettivamente manca ancora tanto alla fine, 8 sì. km e mezzo. Il tratto più difficile è quello che va dai meno 8 ai meno 7, lì le pendenze sono intorno all'8-9%. Ripreso l'Astras, eccolo qua il momento in cui Ruano per primo va a riagganciare Pablo Lastras, poi arriva Nieve, il gruppo che sta rimanendo però sulla basca della Euskaltel. Continua Ruano. 9 km al traguardo per il corridore venezuelano. 1.21 intanto il vantaggio dei tre uomini al comando. Ricordiamo, ci sono, anzi è rimasto da solo Bakkelands, eccolo qua, perché hanno perso contatto sia Mattias Frank sia Giovanni Visconti. Ecco, al termine di questo tornantone comincia il tratto più difficile. Qui possono salire ai 30-35 all'ora con il 53-17, quello che sta usando adesso Bakkelands, ma tra un po' sarà costretto a mettere la catena sul 39, lo sta facendo, l'ha fatto adesso. Anche il gruppo è andato a riprendere l'Astras, ma chi c'è? Andiamo ad avere, per avere un'idea più chiara, più precisa della composizione del gruppo con tutti i migliori, andiamo in corsa con Andrea De Luca.
Allora, dopo i due uomini di Scarponi vedo Vincenzo Nibali, alla sua ruota c'è Garzelli, poi le maglie della Astana. Abbiamo visto Michele Scarponi, bocca chiusa, salire davanti a lui Contador, quindi Michele Scarponi sta curando Contador. Pozzovivo è in quintultima posizione, di fianco a lui Kirienka e poi c'è Emanuele Sella con la sua andatura ciondolante. Igor Anton in questo momento è in mezzo al gruppo, il Purito Joachim Rodriguez della Katiuscia invece è in fondo quasi al gruppo, ci sono solo 10 corridori dietro di lui. Questa è la composizione dei big di Kreuziger, ve l'ho già detto, occupa le prime posizioni del gruppo proprio alle spalle di Vincenzo Nibali, con ho visto Masciarelli lì di fianco a lui. A voi la linea. Altra giornata di sofferenza per Machado, l'abbiamo visto ancora una volta perdere contatto. In sofferenza anche Pinotti, almeno questo ci dice Radio Corsa. Bakelant, compagno di squadra di De Clercq, colui che con un'azione del genere andò a vincere sul primo arrivo in salita a Montevergine. Due giorni fa e scattò fra l'altro proprio quando mancavano 8 km e mezzo alla conclusione. Lo stesso punto, metro più, metro meno, quando c'è stato il nuovo allungo, il nuovo attacco di Bakelant. Qui cominciano i tornanti. Ecco, la particolarità di questa salita è che essendo tornanti molto molto ampi, lì ci sono le pendenze maggiori. Questo intanto è un terzetto con Codol e con Pinotti, eccolo qua Marco Pinotti. Con Seldraier, corridore della Quickstep, quindi in difficoltà anche Marco Pinotti. Certo, stasera sarà tutta un'altra classifica, quella che chiuderà la prima settimana di Giro d'Italia. Eccolo qua, ecco, vi dicevo, è andato al comando Niemens e qui cominciano i dolori per tanti, perché questo è un corridore che va molto forte. Niemez in seconda posizione, Garzelli, per quanto riguarda la superiorità numerica è netta quella della Astana di Kreuziger. Sì, ci sono tanti corridori, avete tre compagni di squadra Kreuziger. Avete visto Kreuziger, con lui c'è anche Kieserlowski. Marzano, dopo aver fatto un ottimo lavoro, si è rialzato, non ce la fa più invece Pablo Lastras. Ecco lo spagnolo della Movistar che perde definitivamente contatto. Anton Gadre Menchov. Poi Joachim Rodriguez, qua siamo nella seconda parte del gruppo con tutti i migliori. Sella, Pozzovivo. Con il numero 41, maglia della Colnago CSF, c'è anche Domenico Pozzovivo. C'è anche Sastre. Andiamo da Savoldelli. 18 secondi di vantaggio di Bakelant su Visconti e Frank e 35 su Savini. Quando è scattato l'ennesimo attacco, Visconti si è seduto proprio sulla sella, ho capito che era in difficoltà, era già varie volte che gli andava dietro perché sapeva che era importante stargli a ruota con questo vento contro, ma poi Bakelant si è dimostrato superiore, ha preso il suo passo, sicuramente adesso ha dovuto recuperare un po' perché quegli scatti li paghi mentre sta arrivando al cartello dei 7 km all'arrivo. A voi la linea. Grazie Paolo, abbiamo visto l'inquadratura per Domenico Pozzovivo, era alla ruota di Giampaolo Caruso, un altro dei siciliani nel gruppo a questo giro. Mattias Frank e Giovanni Visconti sono in seconda e in terza posizione alle spalle di Jan Bakelant, che ha un vantaggio a questo punto di 50 secondi. Questo è uno dei tratti più difficili. Jan Bakelant. Tutto si potrà dire degli uomini della Omega Pharmalotto, ma certo non che non hanno, che mancano di coraggio. Attenzione, Davide. Scatto attenzione. Di Contador. Partito, guardate il rapporto, partito come una scheggia, Alberto Contador nel tratto più difficile della salita. Dai meno 8 ai meno 6 era il tratto più impegnativo di questa salita ed è proprio qua nella parte finale di questo tratto che c'è lo scatto di Contador e la reazione di Michele Scarponi. A questo punto non è più una partita a scacchi, i big sono scesi in campo davvero e per primo il numero 1 nelle corse a tappe, vale a dire Alberto Contador. Scarponi sta cercando di riportarsi sulla ruota dello spagnolo. Ci prova anche Cataldo con Niemez. L'inquadratura ancora non ci mostra Vincenzo Nibali con Kreuziger che adesso è in seconda posizione. Nibali, eccolo là, subito alla ruota di Kreuziger.
Sivtsov, Arroyo e Francesco Masciarelli che sta pilotando quel che resta del gruppo. C'è anche Garzella nel gruppo con gli altri uomini di classifica, però è importantissimo questo attacco di Alberto Contador. Michele Scarponi si è lasciato sorprendere all'inizio da Alberto Contador, poi però ha avuto il coraggio e la forza di uscire anche lui dal gruppo per cercare di riportarsi sulla ruota dell'uomo della Saxo Bank. Dovrebbe farcela, vedremo se Michele Scarponi riuscirà a riprendere Alberto Contador. Avete visto la differenza di pedalata tra Ruano e Contador, Davide, è una cosa impressionante davvero. Savoldelli, 5 metri di vantaggio per Contador su Scarponi, che si è portato alla sua ruota in questo momento. Nettamente più veloci la loro velocità, vedono sia Visconti che Bacheland, hanno circa 25 secondi di vantaggio. Contador sta imprimendo un passo impressionante, mi è incollato la sua ruota, mentre vedo un uomo della BMC, Frank, lì a 50 metri che ha perso contatto. Il gruppo è tirato dalla Astana, con davanti un altro atleta della Lampre. A voi la linea. Stanno per andare a riprendere Ruano, Contador e Scarponi, sta per essere ripreso anche Giovanni Visconti. Nella guerra degli abbuoni era finita in parità per ora tra Contador e Scarponi. Scarponi che aveva preso 12 secondi sul traguardo di Montevergine, 12 secondi li aveva presi ieri a Tropea invece Alberto Contador, che adesso si sistema l'auricolare della sua radio. Che bravo però Scarponi, Davide, per come è riuscito ad andare a recuperare su Contador. Era quasi impossibile, perché è partito davvero come una scheggia, nessuna reazione da parte di Vincenzo Nibali. Adesso eccolo qua Nibali, andiamo da De Luca. Sì, proprio in questo momento Nibali qualche istante fa si è alzato sui pedali a spingere, adesso cambia traiettoria sulla sua scia, vediamo un uomo della Vacan Soleil e poi Stefano Garzelli in terza posizione, si è allungato. Intanto con l'azione di prima di Contador hanno perso contatto dal gruppo dei più forti Joachim Rodriguez, scusa, e Domenico Pozzovivo. E scusa Andrea, scusa perché c'è ancora uno scatto di Contador, ancora un attacco di Alberto Contador, non ce la fa Scarponi, resiste sulla ruota dello spagnolo invece Ruano Contador. Si volta, vede che c'è Ruano, però si accorge che non c'è Michele Scarponi, che aveva fatto una cosa eccezionale a rispondere al primo attacco di Contador, però nulla ha potuto a questo secondo allungo. Eccolo qua Michele Scarponi, sta andando Contador a riprendere Jan Bakelant, qua con le immagini siamo invece su Nibali che si è portato dietro Garzelli e Arroyo. Ha ceduto di colpo Michele Scarponi, ha speso troppo per andare a riprendere Alberto Contador, anche Bakelant raggiunto. Abbiamo vissuto la prima parte di questa tappa aspettando questo momento, il momento dei big, che è arrivato forse, Davide, anche prima di quanto si poteva prevedere, perché magari molti si attendevano un attacco quando mancavano 3-4 km alla conclusione, invece ai meno 7 km e mezzo è partito Contador. Andiamo da Savoldelli. Non ha scattato Contador per staccare Scarponi, anzi prima gli aveva chiesto il cambio e Scarponi gli aveva fatto il cenno di no con la testa. Ruiano in questo momento è sulla sua ruota ma sta soffrendo parecchio. Devo dire però che vedo il gruppo tirato dalla Lampre in questo momento da Scarponi e il vantaggio comunque è sempre lo stesso da un paio di chilometri. Contador ha staccato tutti ma per adesso non sta guadagnando, anche perché la strada è molto difficile, il vento è laterale contro in certi momenti. Adesso però Contador sta rilanciando l'andatura e continua a insistere, molto agile. A voi la linea. Sivtsov, Konstantin Sivtsov, il secondo nella classifica generale, prova lui adesso ad uscire dal gruppo, è stato ripreso intanto è Michele Scarponi, è appena rientrato in gruppo, c'è stato uno scambio di parole fitto fitto con Vincenzo Nibali. Sì, adesso è Niemes che si è riportato al comando. La salita adesso diventa leggermente più facile, dai meno 5 ai meno 4. È qualcosa di semplicemente eccezionale quando attacca, quando scatta Alberto Contador. Adesso ai meno 5, prima del cartello dei meno 5 c'è stato un nuovo allungo dello spagnolo e lo ha sofferto ancora una volta Ruano. Adesso si è riseduto Contador e Ruano può riportarsi sulla sua ruota, però sembra averne ancora tanta Contador. Quando
si alza sui pedali mette giù due denti, un rapporto più duro, quando si siede invece torna con la consueta agilità. Tutta Niemes con Nibali, Garzelli, Kreuziger, Scarponi, Arroyo. C'è anche Arroyo, sì, infatti c'è Gadré, c'è Lemebel, Cataldo. Più avanti rispetto a questo gruppo ci dovrebbe essere, eccolo qua, inquadrato prontamente nella nostra regia, Stipsov, che però mi sembra non sia andato molto lontano, infatti il gruppo con gli altri uomini in classifica sta andando a riprenderlo. In corsa con Andrea De Luca. Sì, per segnalarvi che Denis Menchov ha perso contatto dal gruppo dei migliori, molto sofferente in viso, adesso ha un ritardo quantificabile in 70 metri dal gruppetto dei migliori che è chiuso da Dupont e da Giovanni Visconti. A voi la linea. Non so se sia venuto in ricognizione Alberto Contador, ma è scattato nel punto più duro e quindi aveva informazioni precise ed è riuscito lì a fare la differenza. Adesso andiamo da Paolo Savoldelli. Sta continuando a guadagnare Contador adesso, il gruppo si è distanziato per un attimo, erano sempre allo stesso svantaggio, ma ora il vuoto è aumentato, Ruiano ha sofferto, si stava staccando, Contador ha accelerato, poi è calato un po' la strada e si è riportato sotto, non gli dà un cambio, si vede che riesce a restargli sulla ruota ma proprio soffrendo. Contador rilancia sempre l'andatura, si alza in piedi, fino adesso continua a salire sempre alla stessa velocità, saliva a 32-33 km all'ora, a voi la linea. Attenzione perché a 55 secondi Menchov, Sella, Tiralongo, Rodriguez a un ritardo di 1 minuto e 22, Sastre 1 minuto e 40. Questo è il gruppo degli inseguitori, il gruppo con tutti gli uomini di classifica che puntano alla classifica, che stanno cercando di andare ad inseguire Alberto Contador, hanno ripreso Jan Bakelants, continua Alberto Contador con la sua progressione eccezionale, resiste alla sua ruota Ruano, ha provato Contador a chiedere al venezuelano dell'Androni di dare qualche cambio, però... impresa praticamente impossibile per uno come Ruano poter dare adesso, proprio per le caratteristiche anche di scalatore di Ruano, poter dare adesso qualche cambio allo spagnolo. È già un grande nel riuscire a stare a ruota, dai meno 4 ai meno 3 le pendenze sono al 4%, c'è un altro strappo a 2 km e mezzo dall'arrivo. Ricordiamo che l'ultimo chilometro in pratica non è in salita, anzi prima dell'ultima curva e meno 250 metri c'è anche una tratta in leggerissima discesa. 45 secondi. Ruano terzo al Giro d'Italia del 2005, quello vinto da Paolo Savoldelli. Ieri sera trovato davanti nel finale della tappa di Tropea Alberto Contador, che aveva deciso da campione di inventare qualcosa come solo i campioni sanno fare, ed era andato a conquistare un vantaggio di 5 secondi sui diretti avversari per la classifica generale da aggiungere ai 12 di Abbuono. Adesso invece era l'uomo, uno degli uomini più attesi, anche se molti aspettavano Vincenzo Nibali sulle strade di casa, e ha mantenuto le attese Contador con uno scatto strepitoso quando mancavano 7 km e mezzo alla conclusione. Garzelli, poi Kreuziger, Anton, Gadré, Niemez con Scarponi davanti, Ruano riesce comunque a tenere la ruota di Contador. Anche Carrara nel gruppo di Vincenzo Nibali. 3 km alla conclusione, la maglia rosa a 4 minuti. E sta naufragando Peter Wenning, che dovrà salutare stasera la maglia rosa, e questo è lo scatto, questo è il momento in cui Alberto Contador lascia il suo segno su questa tappa dell'Etna, il momento dello scatto dello spagnolo quando mancavano 7 km alla conclusione. Gadré si è lanciato all'inseguimento di Alberto Contador, anche se come vedete ormai il ritardo è di un minuto. Siamo vicini al minuto, sì, per quanto riguarda il vantaggio di Contador. Il gruppo con i migliori sta rientrando, il gruppo di Scarponi e Nibali sta rientrando su John Gadré. Qua invece siamo sulla testa della corsa con la Contador e Ruano. Adesso un tornantone a sinistra e l'ultimo strappo duro.
non ha mai perso un attimo in agilità la pedalata di Contador. È davvero impressionante il ritmo che riesce a tenere. Abbiamo visto Matteo Carrara, Bacanzolei, Kreuziger, Garzelli, Nibali, Niemetz, Gadré. Questa è Gadré, soltanto una decina di metri di vantaggio però sul gruppetto con Scarponi, con Niemetz, con Garzelli e con Nibali. Andiamo da Savoldelli. Vince proprio qui dietro di lui. Dal 4 km all'arrivo ai 3 km c'era un forte vento contro, è stata molto dura per lui, mentre adesso ha vento a favore. È un'azione spettacolare, vi dico che questa non è una salita per fare il vuoto. Se è riuscito a uscire e a staccare tutti così, vuol dire che è nettamente superiore. A voi la linea. Ci sono scatti adesso dietro alle spalle di Contador e di Ruano. Prova la lunga ora Roman Kreuziger. Andiamo da Andrea De Luca. Proprio Roman Kreuziger ha tentato questo allungo in questo tratto, la strada spiana un po', non ce la fa tenere la ruota del gruppo dei 15 Bakelands, quindi adesso sono in 14, ancora scatti, noi siamo dietro questo gruppetto, sempre Kreuziger davanti vedo, si è spostato Niemetz in questo momento. Sì, si è spostato Niemetz, non ce la fa più Kreuziger con Nibali e Garzelli. Poi Antonio Scarponi, Alberto Contador e Ruano si trovano nell'ultimo strappo difficile di questa salita. Sulla sinistra, proprio due battistrada, Contador e Ruano che non ha dato un cambio, mentre in quadratura di destra invece il gruppo con Kreuziger, con Carrara, Nibali, Garzetti e Scarponi, c'è anche Igor Antona. Andiamo da Savoldelli. Sta soffrendo adesso Contador, vento contro forte, si è portato sul ciglio della strada a destra per tenere Ruano non troppo coperto. Ruano non accenna a dargli un cambio, Contador l'ho visto soffrire in questo ultimo tratto. Vedo il gruppo, così a occhio mi sembra che abbiano recuperato qualcosa, a voi. Kirienka adesso in testa al gruppo inseguitore che ha 53 secondi di ritardo, Basil Kirienka, poi c'è la risposta di Kreuziger. Vento contrario, strappo, è l'ultimo strappo duro, è ormai al termine di questo strappo Alberto Contador con Ruano. Dopo quel tornante, vento favorevole e pendenze molto più facili. Pendenze sicuramente molto più facili per arrivare all'ultimo chilometro dove la strada sarà addirittura in discesa. Attenzione! Scarponi adesso è addirittura in coda al gruppo con tutti i migliori che sono all'inseguimento di Contador e di Ruano. È in difficoltà, sembra in grande difficoltà Michele Scarponi. Davanti a lui rilancia Contador perché non vuole andare a una volata a due con Ruano, vuole arrivare da solo e vuole dare spettacolo su questa tappa dell'Etna. Alberto Contador a scatto ai 1700 metri dalla fine, sta cercando Ruano ma difficile adesso andare a riprendere Alberto Contador, ancora 700 metri di salita. Poi la strada spianerà, Contador che ha preso una trentina di metri di vantaggio a Ruano. Impressionante, guardate come sta ballando su quei pedali. Lo scenario eccezionale dell'Etna per una tappa fantastica che è esplosa quando mancavano 7 km alla conclusione, qualcosa in più quando c'è stato cioè lo scatto di Alberto Contador. Contador il calcolatore, è stato così finora, certo non in questa prima settimana di Giro d'Italia. Una flash con Paolo Savoldelli, a te. 20 metri di vantaggio per Contador, una lucidità incredibile, come si è girati a destra, il vento diventava a favore, è scattato perché Ruiano col vento contro già soffriva. In questo momento però, scusa Paolo, scusa, ti interrompo, arrivano all'ultimo chilometro. Scusa Paolo, perché c'è lo scatto di Nibali, accolto da un boato qua in vetta all'Etna, lo scatto di Nibali dietro con Arroyo dietro di lui. Ultimo chilometro già superato, lo striscione con il triangolo rosso per Alberto Contadore, ai 1400 metri invece Vincenzo Nibali che ha preso una ventina di metri di vantaggio sugli altri inseguitori che sono pilotati sempre da Kirienka. Spiana la strada adesso per Alberto Contadore che è in vista del traguardo. È terminata la discesa, adesso questo tratto, la salita scusate, è cominciata la discesa. Si stanno riportando però Kirienka con Sitzov e con Kreuziger su Vincenzo Nibali che è in vista dello striscione dell'ultimo chilometro.
Non ce la fa Ruano per il momento ad andare a riprendere Alberto Contador. Ha perso contatto il venezuelano della Androni Cipi. È un assolo splendido, un assolo fantastico quello di Alberto Contador. Ieri aveva lanciato un segnale, oggi lo ha confermato con un colpo strepitoso. Questa è l'ultima curva, 200 metri, è in vista del traguardo Alberto Contador. Lo spettacolo dell'Etna, lo spettacolo di un uomo solo, il numero uno Alberto Contador, che va a vincere la tappa più attesa di questa prima settimana. Il padrone dell'Etna, il re qua in cima all'Etna è lui, Alberto Contador. Un grandissimo spettacolo per Contador. Poi Ruano. Ed è la prima vittoria di tappa al Giro d'Italia per Contador, che guadagna anche 20 secondi di abbuono. E adesso andiamo a vedere lo sprint per il terzo posto. Vedete Garzelli, Arroyo con Nibali, che è stato ripreso, aveva provato ad anticipare, ad evitare questa volata, aveva provato ad evitare questa volata con uno scatto ai 1400 metri. Ultima curva, la affronta in testa Stefano Garzelli. C'è adesso lo scatto di Vincenzo Nibali, che prova ad andare a riprendere il varesino. Questa è la volata che vale per il terzo posto. Garzelli con Nibali che rimonta sul varesino, ma è Garzelli che va a conquistare i secondi di abbuono per il terzo posto. Poi Nibali che chiude dunque in quarta posizione, arriva Kreuziger, arriva adesso anche Igor Anton. Una tappa splendida sulla salita che tutti aspettavano con il trionfo di Contador, e arriva adesso anche il gruppo con Scarpo. Lemebel, Kirienka, arriva anche Serpa, arriva anche Hernandez. Michele Scarponi era stato il primo, l'unico a dire la verità, che ha provato a resistere ad Alberto Contador, ma alla fine quel fuori giri lo ha pagato in diretta con Piacente Vincenzo Nibali. Vincenzo troppo forte oggi Alberto Contador. È partito con uno scatto fulmineo che nemmeno gli altri si aspettavano. Ho cercato di gestire le forze per sfruttare bene gli ultimi chilometri, sapevo che c'era tantissimo vento e davanti si faceva fatica. Si sa che Alberto va forte. La tua reazione nel finale comunque è incoraggiante per il futuro, per le prossime tappe? Sono stato il più calmo possibile, anzi devo essere onesto, la prima parte della corsa non stavo nemmeno tanto bene, poi piano piano sempre meglio, quindi sono contento. Poi veramente una tappa bellissima per quanto riguarda questo. D'accordo. Aspetta il processo. La classifica della tappa. Lo aspettiamo al processo, sì, lo squalo di Messina, lo squalo dello stretto, Alberto Vincenzo Nibali, mentre Alberto Contador, andando a scorrere l'ordine di arrivo, ha guadagnato 50 secondi a Garzelli, Nibali e Kreuziger, da aggiungere ai 20 secondi di abbuono che ha conquistato qua sull'Etna. 19 km e 400 metri, dislivello 1205, tempo impiegato 49,17, alla media di 23,620. Lo rivediamo l'arrivo di Alberto Contador, che è stato semplicemente fantastico. Andiamo ancora in diretta con Stefano Garzelli al microfono di Piacente. Eccoci con Stefano Garzelli, ancora una volta protagonista, sempre tra i migliori anche oggi, ma con questo Contador non ce n'era per nessuno. No, oggi veramente ha fatto vedere quello, il corridore che è. E niente, manca ancora tanto al giro, i migliori verranno ancora. Sarà lui dover portare la corsa e gli altri attaccarlo. Per quanto mi riguarda sono più che contento, perché non pensavo di riuscire a rimanere coi primi, e invece visto la gamba era abbastanza buona, quindi niente, domani un bel riposo e poi ricominciamo un altro giro. Parli sempre dei migliori come se la cosa non ti riguardasse, invece sei sempre tra loro e sei sempre protagonista. Sì, ma io preferisco stare in disparte, lasciare la scena ai giovani, vediamo fin dove posso arrivare. So i miei limiti, dove posso arrivare, puntavo a far bene i primi 10 giorni e ci sto riuscendo. Un po' di sfortuna ho avuto, però non importa, l'importante è star bene e andare avanti. Grazie Stefano, grande signore, grande campione. A te Francesco.
Grazie Fabrizio, questa è la classifica generale, la prima settimana si chiude con una, la prima settimana di giro si chiude con una maglia rosa pesantissima. Adesso è sulle spalle di Alberto Contador, Nibali è in quarta posizione in classifica con un ritardo di 1 minuto e 21, Scarponi a 1 e 28. Da non perdere oggi, assolutamente da non perdere il processo alla tappa, avremo ospite Vincenzo Nibali e dovremo parlare di questa maglia rosa del trionfo di Alberto Contador. Tutti sul palco del processo dunque con Alessandra De Stefano. Sorridente comunque per Wening, l'avventura in maglia rosa è finita, non c'era possibilità con un Alberto Contador così in forma che risponde risveglio della Gazzetta dello Sport. Il tra i primi e veramente